Segretario, voi questa mattina avete acceso un faro, l'ennesimo, sulla condizione dei lavoratori a tempo determinato della sanità pubblica. Chiedete una stabilizzazione di questi lavoratori che sono stati giustamente definiti eroi nel periodo della pandemia. Sono stati definiti eroi nel periodo della pandemia e purtroppo registriamo che nella fase di coda, diciamo così, della pandemia, sperando appunto che vada a terminare, questi lavoratori rischiano al contempo di essere abbandonati da quelle stesse istituzioni che ne avevano tessuto le lodi inizialmente. E proprio per questo noi riteniamo che bisogna appunto riaprire un focus importante, perché vi sono alcuni riferimenti legislativi che sono stati approvati in Parlamento, che prevedono appunto la possibilità di stabilizzazione per alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Ma noi vorremmo fare di più, perché naturalmente vogliamo allargare il campo delle stabilizzazioni e non soltanto fermarci alla legge nazionale, ma prevedere magari a livello regionale una possibilità più ampia per quei lavoratori che sono stati anche interinali e non solo assunti direttamente dalla ASL a tempo determinato. Per fare questo è chiaro che bisogna lanciare un appello, e ecco quindi la conferenza stampa in modalità aperta alla politica regionale complessivamente intesa, perché ribadisco in maniera certa e certificata, la sanità pubblica non può avere colore politico, ma deve appunto avere una sola finalità: risolvere le annose questioni che sono dentro la sanità pubblica rispetto ai servizi e dare appunto la possibilità a lavoratrici e lavoratori la stabilizzazione che meritano. Quanti sono, segretario, nel pescarese e in Abruzzo i lavoratori interessati da questa vicenda? Il numero effettivo, noi potremmo fare una stima: a Pescara più di un centinaio, nella provincia di Chieti arriviamo a 250 e anche oltre, ma le nostre sono stime, perché sono dati appunto in capo alla regione Abruzzo e alle AS, e nei tavoli delle discussioni e delle trattative, oltre a capire quanti sono state le lavoratrici e i lavoratori che sono passati nel tempo appunto con le ASL, capire anche qual è il piano di fabbisogno di personale sanitario per poter appunto far incontrare eventualmente la domanda e l'offerta rispetto alla stabilizzazione.